Ma ci volevano 8 puntate per fare una storia così bella. 8 puntate! Soprattutto con le ultime due che proprio... Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Future Channel, sono Maga, lui è Dalm. Oggi sempre puntata dedicata a What If, MDTV del lunedì. E finalmente hanno fatto una puntata eccezionale. Commentate, condividete e mi piacciate questo video, ma soprattutto commentate. Siamo arrivati al penultimo episodio di questa prima stagione di What If, dove finalmente si stanno buttando le basi per quello che potrebbe essere la trama orizzontale legata a tutte queste puntate legate appunto alla serie del S. In questa puntata chiamata What If e se Ultron avesse vinto. Allora, il personaggio abbiamo scoperto tramite i Funko Pop che ufficialmente si chiama Infinity Ultron. Quindi ci sta perché questo personaggio che ne scaturisce da questa storia è probabilmente il nemico più cattivo che il MCU abbia mai visto. Obiettivamente diventa in 20 minuti di puntata uno dei più fighi villain mai stati fatti. Fatto sta che getta le basi per probabilmente mescolare qualsiasi tipo di cosa, cioè per assurdo potrebbe andare nel multiverso e prendere X-Men, prendere qualsiasi tipo di cosa della Marvel e metterla dentro nello stesso mondo. E mi ha proprio piaciuto perché hanno fatto proprio una roba eccezionale anche a livello di storia, perché non è per nulla banale, praticamente niente. Hanno costruito passo dopo passo questo personaggio e lo hanno fatto diventare praticamente un dio. È un dio del multiverso, un dio onnisciente, quasi alla pari se non di più dell'osservatore. Ma qual è la causa scatenante? Qual è il what if che fa nascere questo Infinity Ultron? Semplicemente è un what if legato a Age of Ultron, quindi il secondo film dedicato al supergruppo Avengers, dove il buon caro Ultron riesce a trasferire la sua mente, la sua anima all'interno del corpo di Visione, quando nel film, diciamo, dell'universo che tutti conosciamo, questo non accade. Visione prende coscienza di sé, anzi viene uploadata la coscienza di Jarvis, e quindi Jarvis prende a tutti gli effetti il corpo inanimato di Visione e diventa appunto Visione. Ciò succe poi succede che l'Ultron Visione, diciamo, vuole portare la pace, sterminando tutte le razze senzienti e biologiche dell'universo, e nel farlo si imbatte appunto anche in Thanos, scena che poi cercheremo di analizzare un po' di più, e Thanos con il guanto, con le 5 pietre su 6, riesce a segarlo a metà e rubargli tutte le pietre e quindi diventare un super dio, un guanto dell'infinito vivente praticamente. Diciamo che quella scena lì a me è piaciuta un botto perché ne stiamo parlando giusto ieri sera io e Dalmi insieme. Abbiamo detto: ma come fa lui a tutte le pietre dell'infinito? Beh, Visione, chiamiamola Visione, Ultron, insomma, loro due, o lui, si gira e lo colpisce subito senza che nemmeno se lo aspetti. E obiettivamente, l'abbiamo sempre detto, quando ci sono dei personaggi così forti, con dei poteri così atomici, e obiettivamente ma basterebbe pochissimo per far finire il film o far finire la scazzottata. Noi prendiamo sempre per esempio il personaggio di Superman, anche se è della DC. Cioè, obiettivamente Superman, se si incazza, fa pium, basta, cioè, cancella tutto lì. Lui è talmente potente, ha avuto Ultron, ha avuto talmente esperienza anche nella battaglia, ha distrutto l'umanità intera, infatti, che appena vede Thanos che esce con questo guanto e lo rileva come una minaccia, non ci pensa un nanosecondo a tagliarlo a metà. Quindi che ci sta, è una macchina, c'è Thanos, secondo me lì non ha neanche avuto il tempo di reagire né di pensare, cioè si è trovato questa macchina davanti che l'ha praticamente aperto. È molto discutibile come scena, ragionandoci ci può stare, soprattutto a livelli della narrazione, perché effettivamente Visione è portatore di una delle gemme dell'infinito, quindi diciamo
Anche nella puntata prima o poi sarebbe dovuto arrivare Thanos per reclamarla. E diciamo, per toglierselo dalle balle è stata scelta una cosa un po'. Appunto, Veloce. non è un punto fisso, diciamo, da puntualizzare, da analizzare, ma è un punto che serve per togliersi dalle balle il fatto che esista un Thanos che vuole la gemma dell'infinito. Ci sta, perché comunque il resto della puntata è straordinario, con personaggi protagonisti come Occhio di Falco e Vedova Nera che appunto devono cercare di trovare un modo per spegnere definitivamente questo Ultron, e lo fanno attraverso il dottor Zola, quindi il tedesco che abbiamo visto anche in The Winter Soldier, appunto viene anche citato da Vedova Nera. Che mi ha fatto un po' ridere di quella situazione di Dalm è che è stato ipoteticamente trasferito negli anni 70, diciamo, quella coscienza lì. E arriva Occhio di Falco con una freccia USB. È un Non po' era meglio strano. una freccia floppy disk, tipo almeno, cioè, cioè, ok, però ci sta, ha un USB senziente che si autoadatta a tutto quello che tocca praticamente, Ma però in vabbè. realtà è stato scoperto che i nazisti avevano una Avevano tecnologia già la talmente USB. avanzata che l'USB l'avevano già scoperto negli anni Era 40. loro la USB, Sì, esatto. praticamente. La sua si chiamava USSB, praticamente. Detto questa cacchiata dell'anno, la Vedova Nera e Occhio di Falco veramente hanno un boost incredibile in questa puntata. Vedova Nera, bellissima, bravissima, disegnata benissimo e molto importante a livello della trama stessa. Occhio di Falco è una specie di Winter Soldier con il braccio meccanico, non sbaglia un colpo contro tutti questa marea di Ultron. E quello che mi piace è che hanno fatto il sacrificio. Questo giro tra Vedova Nera e Occhio di Falco è l'incontrario. Eh sì. Quindi è restata viva Vedova Nera. E vedremo un po' cosa succederà poi, perché comunque quel mondo lì c'era, adesso è rimasta praticamente lei e un computer vivente. L'osservatore, che è parte integrante di tutta la puntata, ha detto che alla fine cercherà aiuto tra i vari multiversi che probabilmente abbiamo visto, quindi spero che non portino Thor dell'episodio prima. Detto questo, la parte del leone l'ha fatta l'incontro tra Ultron, Infinity Ultron e l'osservatore. Mai mi sarei aspettato una scazzottata così bella che ogni pugno cambiava scena, cioè cambiava realtà, ogni momento era un easter egg vivente, e devo dire che sono stati veramente bravi a inserire l'osservatore e a far fare, diciamo, qualcosa di così importante all'osservatore, perché spesso l'abbiamo visto nei fumetti che l'osservatore non sta lì solo ad osservare e interferisce in qualche maniera. Nelle saghe più importanti degli Avengers c'è stato l'osservatore che ha messo lo zampino, anche, è stato ucciso anche un osservatore e via così. Però vediamo dove prenderanno probabilmente spunto per l'ultima puntata e se magari darà l'incipit per qualcosa di enorme. Può anche essere che l'ultima puntata sia proprio quella definitiva che vada a chiudere la stagione e che vada a chiudere anche le vicende iniziate con questo episodio. Quindi non è detto che questa trama, che questo episodio sancisca l'inizio di una macro trama come si vocifera sul web. Può anche essere che è facilmente riconducibile il fatto che di mezzo ci sia il multiverso, e ormai il multiverso è diventato parte integrante dell'MCU in questa nuova epoca di MCU, partendo da Loki e in avanti. Abbiamo capito che il multiverso sarà il protagonista anche dei prossimi film targati Marvel Studios. Però può anche No. essere che queste due puntate siano come una sorta di parte 1 e parte 2 e che poi finisca lì. E quindi con la seconda stagione si riparta con delle puntate autoconclusive che mostrano degli eventi diversi, degli eventi strani diversi, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque è Oh. molto bello che
l'osservatore è la seconda volta nella stagione che l'osservatore ha una valenza più che narrativa, nel senso da narrante, perché già nel puntata di Doctor Strange, il supremo Doctor Strange riesce a percepire la presenza dell'osservatore. In questa puntata diventa un guerriero in armatura scintillante che fa a botte con Infinity Ultron. È stato veramente da pelle d'oca. Anche l'osservatore che comunque parla con il Doctor Strange supremo, quindi anche lì hanno già detto bene, sono riuscito a parlare con lui, vado a recuperare, che ne so, Capitan Carter, l'idiota Thor e che ne so, e qualche altro personaggio all'interno delle varie puntate per dopo fare questa mega battaglia finale. Quello che secondo me sono riusciti a fare qua è stato dare una possibilità a tutto quello che non avevano mai fatto prima. Forse poco What If, come abbiamo detto ieri io e te Dalmo, perché se andiamo a vedere il What If sarebbe un cambiamento nella trama principale e fa scaturire una conseguenza, almeno nei fumetti. Qua vedi che cambia una scena, ma dopo ti fanno vedere tutto il resto, quindi alla fine il What If in sé passa un po' in secondo piano. Però magari avere una possibilità del genere per far entrare qualsiasi cosa, io mi immagino, esasperando il futuro, una scena dove Doctor Strange nel film del multiverso suo trova lo stregone supremo e c'è la scena con lui in carne ed ossa e l'altro in computer in grafica disegnata. Cioè, puoi veramente sognare qualsiasi roba e qualsiasi situazione su queste basi, perché appunto il multiverso è infinito e possono fare infinite cose. Lo faranno probabilmente no, o probabilmente sì, perché sono anche loro secondo me in fase di studio per quello che succederà poi, perché loro probabilmente tutta questa nuova fase l'hanno già studiata fino alla fine, però dopo per il futuro eccetera potrebbero ampliare ancora di più la cosa. Fatto sta che abbiamo notato e abbiamo anche parlato, ragazzi, con le persone che per un motivo o per un altro non seguivano le serie TV della Disney Plus, che ci hanno detto: non vorrei che fosse obbligatorio vedere tutte le serie TV per capire bene tutte le puntate, perché abbiamo sempre detto che nei fumetti degli anni 90 il vero problema era che se volevi leggerti la storia di Spider-Man e gustartela appieno dovevi aver letto Doctor Strange, dovevi aver letto Hulk, dovevi aver letto quella roba lì, perché se no sì, ti seguivi la trama, ma come arrivavano i personaggi? Arrivavano personaggi che non conoscevi. Purtroppo stiamo andando verso quel casino lì e gli appassionati della Marvel che arriveranno adesso, mi immagino un bambino di 14 anni, per me è un bambino ragazzi, anche se è un ragazzo comunque, di 14 anni che arriva e vuole guardare tutta la roba della Marvel, si trova incasinatissimo se si perde un film, si perde una puntata, si perde un evento. E bisogna stare attenti che questo troppo non faccia allontanare i nuovi appassionati. Esatto, perché comunque sì, di carne al fuoco ce n'è tanta, ce n'è stata tanta, ce n'è tanta, e diciamo che sono quelle strategie di marketing che noi abbiamo sempre osannato, perché comunque è geniale quello che stanno facendo la Disney, la Marvel, eccetera, sebbene stia sempre di più diventando materiale da veri appassionati, di quelli che avevano i popcorn in grembo con il primo Iron Man, quindi non si sono mai persi nessun tipo di prodotto audiovisivo legato ai supereroi Marvel. Cos'altro dire di questo episodio? È un episodio che finalmente fa risollevare la serie, perché dopo gli ultimi due episodi, uno dedicato a Killmonger che salva Tony Stark, l'altro dedicato alle parti Thor, la gente si stava già cominciando a pensare, se andiamo giù sempre di più nel baratro, chissà dove arriveremo. In realtà par quasi che ci abbiano trollati pesantemente quella della Disney, perché ci ha buttato fuori due episodi così dicendo, prendete sta roba qua. E in ultima, così, cicciato fuori dal nulla, del botto senza senso, un episodio della Madonna, molto maturo oltretutto, perché si vedono anche, a parte un Thanos segato a metà, il nuovo beniamino dei bambini che sono andati a vedere Avengers segato in due, e anche un sacrificio di Occhio di Falco che
Cazzo, potente come scena, anche come disegnata, come rappresentata, è stata veramente, veramente, veramente bella e tanto, tanto matura. Hanno, secondo me, centrato l'obiettivo, ma sembra, cioè, veramente, secondo me, guarda, ne sono sicuro. La Disney ha preso una persona per stato a caso di etnia e di riferimenti sociali, culturali, religiosi diverse, no? Li ha messi in una stanza e gli fanno vedere l'episodio a queste 100-200 persone. Registrano le reazioni, li fanno vedere e vanno avanti così. Tipo, ci saranno delle persone che hanno firmato un contratto di non divulgazione, che hanno visto tutte le puntate, reagiscono tutti in maniera diversa, prendono dall'appassionato alla nonna che non gliene frega niente, e registrano le reazioni e dopo sanno cosa mandare fuori, perché è impossibile che ogni volta che un episodio esca ci sia la reazione, loro sanno già cosa presentarti, cosa farti, cosa darti dopo. Pensaci, Dalmi, perché io, che ho una mente, possiamo dire, imprenditoriale, perché comunque ho il mio lavoro, ho il mio modo di organizzarmi, perché comunque chiunque abbia un lavoro per conto suo è un eroe in Italia in questo momento. Detto questo, anch'io, per studiarmi tutte le varie robe, per proporre determinati prodotti, eccetera, ti fai un po' di storie, senti un po' le persone. E come fai a sentire le persone per questi episodi? Non puoi andare nei forum dove ci sono quelli presi male e appassionatissimi. Non puoi andare per strada a fermare la gente a caso. Devi fare degli studi. Devi fare degli studi di genere, di sesso, d'età. E loro, secondo me, li fanno così. Perché è impossibile che, se no, ogni volta, appena sbagliano o appena vanno giù di tono, centrano l'obiettivo il momento dopo. Pensa anche alle puntate del What If. E anche le puntate, quelle di Loki, le puntate, quelle di WandaVision. Come ci hanno trollato e quanta roba ci hanno fatto dire, fare, brigare, pensare, immaginare, puntata dopo puntata. Non è difficile da credere perché ci sono nel mondo cinematografico ci sono anche queste prime proiezioni per cui la gente, un gruppo preso a caso, ma veramente a caso, che magari va al cinema, compra un biglietto. Voi immaginatevi di andare, che ne so, al cinema a Vicenza, comprare il biglietto per vedere Bugs Bunny e i suoi amici che giocano a pallacanestro e entrate in sala, popcorn, bibitozza e a un certo punto sullo schermo parte Ghostbusters New Legacy. Ghostbusters Legacy, scusate. Così. Ed è quello che succede in America. In America c'è gente che paga il biglietto, va al cinema e pensando di vedere un determinato film, oppure di andare a vedere un film perché hanno detto, boh, venite perché ci sarà una proiezione di un chissà che cosa, la gente si siede e si vede per la prima volta un prodotto e questo lo fanno per vedere le reazioni della gente. Ovviamente su un film di là, che avrà una distribuzione su larga scala con diversi milioni di dollari investiti e con un possibile rientro di altrettanti se non di più milioni di dollari, non possono farlo prendendo 10 persone, ma lo fanno su larga scala, quindi prendendo una sala da 200-300 persone e facendo queste prime visioni. Per delle puntate da 20-30 minuti non è difficile da credere che ci sia una saletta di proiezioni interna alla sede dei Marvel Studios dove la nonna del disegnatore, il fratello piccolo del commercialista della Marvel, la moglie del casalinga dello sceneggiatore di The Punisher, lo fanno, li prendono, dicono venite un attimo che vi mostriamo una roba, telecamere puntate, visione e vedono un po' cosa succede. Non è assolutamente impossibile che accadano così, robe così, insomma. Maria, adesso abbiamo appena avuto un'idea della Madonna per la Marvel. Ah, hai sentito questi? Come, comincia, comincia, prendi, prendi, prendi! No, veramente, comunque, o hanno dei meccanismi, delle cose che noi non sappiamo, che giustamente così è, come tutti i lavori, come tutte le robe, oppure hanno una programmazione talmente dettagliata, hanno dei geni del marketing, dei geni della programmazione. Che sanno già cosa potrebbe e non potrebbe andare. Incredibile, comunque, veramente io resto stupito. Me l'ha detto anche mio fratello, chiacchierando insieme, che obiettivamente da quando la Marvel è passata alla Disney ci sono stati dei pro e dei contro come tutte le cose, ma a livello di impatto con la gente, di voglia di far vedere la propria roba rispetto alla DC è anni e anni luce avanti.
e a specchio anche la DC ha beneficiato dei vantaggi che ha portato la Marvel per quanto riguarda la notorietà dei supereroi, dei fumetti e di tutto il resto. Quindi chapeau, tanto di cappello, e andate avanti così, non come le puntate, le ultime due precedenti, ma da questa in poi, e grazie di farci emozionare. Secondo me questa puntata è veramente al cuore dei supereroi, del mondo supereroistico, che mi piace tanto. Noi abbiamo finito di parlare di questo episodio e vi ricordiamo che la settimana prossima uscirà l'ultimo, quindi lunedì prossimo ci sarà per un breve periodo un'interruzione di questi video, perché le serie Marvel si interrompono fino al 24 di novembre, se non erro. Forse. Perché dobbiamo fare un annuncio, lo facciamo adesso, un'idea che c'era balenata in testa. Facciamolo adesso solo per chi ha voluto seguire 20 minuti di video. Vai, dille Adal. È quella del lunedì? Sì. Il lunedì, allora, stavo pensando di rivoluzionare un po' il canale. Quindi fare cose nuove, fare nuovi format e quant'altro. Una delle idee che ci balenava per la mente è il lunedì, invece di far uscire il video, volevamo fare una live. Quindi una live fissa il lunedì sera, dove facciamo parlare anche voi, dove voi ci fate delle domande, dove noi discutiamo e rispondiamo a quelle domande, e probabilmente saranno live che saranno realizzate, registrate e ricaricate, o comunque mantenute facendole su YouTube, appunto su YouTube. Quindi live su YouTube, caricamento del video, quindi il video sarà poi usufruibile per chiunque non magari non ha potuto seguire la live in diretta, ma lo può guardare in differita registrata. E questa, diciamo, è una delle idee per non darvi solo lo spazio di espressione tramite commenti, ma anche attraverso la chat, dove appunto potete in tempo reale farci delle domande o proporci degli argomenti. Ecco, avevamo deciso di fare anche questa roba qua perché, come ben sapete, abbiamo tutti e due un lavoro, fare video, registrarli, montarli, eccetera, è un investimento di tempo non indifferente, specialmente adesso anche io sono diventato papà e ho infatti il mio bambino lì in braccio, la mamma che gira in questo momento, e quindi riuscire a fare una live, quindi magari evitare il discorso del montaggio e tutto il resto, fare direttamente un video live, ci pareva molto più bello a livello di anche conversazione tra noi, e ci pareva magari un modo anche per alleggerire il weekend, alleggerire comunque e la pressione di video, che non sembra, ma anche per fare tre video a settimana bisogna comunque registrarsi, registrare e trovare, il che non vuol dire che non faremo probabilmente più il video del lunedì a mezzogiorno, perché magari ci saranno delle volte dove avremo talmente tanta roba da portare che potrebbe uscire il video del lunedì e anche le live la sera, però cercheremo di farvelo presente tramite magari un video short oppure un commento nella nostra bacheca della community, sempre qua su YouTube, per utilizzarlo un po' di più. Abbiamo provato a fare uno short ieri e adesso magari cercheremo di portare un format, perché in un minuto dirvi qualcosa, magari Dalm può parlarvi di un film che magari o di una puntata o di qualcosa che gli piace, senza montarlo proprio a getto, così magari io vi parlerò di un consiglio, un unboxing della statua, magari più veloce rispetto a quello che abbiamo fatto. Insomma, abbiamo tante idee, voi commentate sotto, dateci una mano anche a capire dove andare a parare per dare un'evoluzione del canale, perché noi sì, siamo a 33.000 e passa iscritti, però il nostro obiettivo sarebbe bello per, non magari entro la fine di quest'anno, però comunque entro la fine dell'anno prossimo, di avere questi 100.000 iscritti per creare una bella community viva e attiva del mondo dei supereroi, perché sono tutti mondi a caso, tra virgolette, nel web ci sono quelli che parlano un po' di tutto, ma proprio di supereroi Marvel e DC che parla prettamente di fumetti ce ne sono pochi. Quindi noi ci salutiamo, vi salutiamo, ricordandovi che c'è una descrizione del video dove trovate tutti i link utili per seguirci, supportarci e contattarci. Lasciate commenti a nastro, soprattutto legati a questa ultima idea, le idee che ci balenano per la mente, e ci vediamo ad un prossimo video. Bene. Ciao ragazzi, hashtag sono virtuali, descrizione del filmato, seguiteci ovunque e ciao! Ciao amici!